tutti, benvenuti a quest'ultima tappa della nostra stagione, quest'ultima visita. Ci troviamo a San Pietro in Gessate. Le fonti storiche riportano che sull'antica via Paullese esisteva fuori dalle mura della città una chiesa già denominata, consacrata ai santi Pietro e Paolo, e già denominata dalle fonti dell'epoca, la metà del XIII secolo, Ingraziate. L'origine di tale denominazione è incerta, ma molto probabilmente coincide con quello, il nome di una famiglia nobile milanese, patrona della chiesa o comunque residente nei suoi pressi. La chiesa era sempre stata proprietà della Confraternita degli Umiliati, una confraternita molto potente e attiva soprattutto nell'Alto Medioevo, che però col passare del tempo venne sempre meno ai principi appunto per la quale era stata fondata. Erano dediti ad attività e lavori comunque attivi, e venendo meno appunto ai propri principi di fondazione, conobbero una graduale decadenza fino a quando nel 1571 furono soppressi da San Carlo Borromeo, da quello che all'epoca era San Carlo Borromeo. Il momento di maggiore decadenza della chiesa si ebbe fra il 300 e il 400, e sappiamo che nel 1418 la chiesa e l'annesso convento, che adesso fa parte del liceo scientifico Leonardo da Vinci, erano abitati solamente da due frati e il prevosto. Della chiesa che noi vediamo davanti in questo momento è da attribuire a Guiniforte Solari, che nel frattempo stava presidiando i lavori di Santa Maria delle Grazie e anche dell'ospedale maggiore. E l'impulso finanziario più importante si ebbe dai fratelli Portinari, che erano titolari della filiale milanese del Banco Medicio e che tra l'altro erano stati anche i promotori della costruzione di varie cappelle nella chiesa, appunto la cattedrale di Sant'Eustorio. È denominata Cappella Grifi e prende il suo nome da Ambrogio Grifi, una delle personalità più importanti e preeminenti della corte sforzesca, di cui era consigliere ufficiale e archiatra. Mosso da una sincera devozione, Ambrogio Grifi volle appunto che questa cappella divenisse la sua estrema dimora, e pertanto decise quindi di affidare la decorazione ad artisti di tutto rilievo. Inizialmente si rivolse a quelle che le fonti chiamano Vincenzo de Papia, che sicuramente è da far coincidere con Vincenzo Foppa, il quale però, occupato in altri lavori a Brescia, non assolse il suo compito. Egli si rivolse allora a un certo Troso da Lodi, che anche egli però non rispose positivamente, e infine, questa volta con successo, trova la collaborazione di due importanti pittori di Treviglio, Bernardo Butinone e Bernardino Zenale. Sulle pareti della cappella vediamo dipinte le storie di Sant'Ambrogio, e sulla lunetta centrale invece vediamo Sant'Ambrogio riprodotto secondo l'iconografia dell'intervento del Santo Vescovo di Milano durante la battaglia di Paraviago, in cui egli apparse a Parigi, secondo la tradizione, in aiuto appunto dei milanesi. L'affresco che vediamo davanti originariamente non era collocato qua nel transetto di destra, bensì nella quinta cappella qui sul lato sinistro, che appunto era dedicata a San Martino. La scena che vedete riprodotta è quella delle esequie dei funerali di San Martino, eseguiti appunto da Ambrogio. E nella parte superiore notiamo l'anima appunto del Santo Vescovo di Tours, che sta ascendendo verso appunto verso Dio, verso il cielo. Questa raffigurazione risponde alla iconografia e soprattutto alla tradizione popolare che voleva che Sant'Ambrogio durante una messa si fosse addormentato, e a chi cercava di svegliarlo in seguito rispose che non poteva rispondere e non poteva tornare, perché doveva presenziare appunto alle esequie del suo amico appunto Martino, vescovo di Tours. In realtà, chiaramente questa è una tradizione, è una leggenda popolare che viene smentita anche dai fatti storici, in quanto Ambrogio morì nell'aprile del 397, mentre invece Martino nel novembre del 397, quindi è un fatto assolutamente impossibile. Nonostante questo,
e nonostante anche lo stato di conservazione non ottimale della pala, molti sono i tratti che hanno spinto gli studiosi ad attribuire questo affresco al Bergognone, Ambrogio da Fossano detto Bergognone. Io appunto ho il compito di parlarvi, di concludere questo ciclo di conferenze sulle arti. Sono stata invitata e ringrazio Maurizio Calì per aver pensato a me e mi ha lasciato anche libera di scegliere il tema. E quindi io ho pensato di parlare appunto di arti e santi. Che cosa intendo con arti e santi? Perché appunto, come diceva Calì, magari non è subito chiaro. Anzitutto le arti di cui vi parlerò io non è l'arte che abbiamo visto prima. Io non sono una storica dell'arte, sono una storica del Medioevo. Le arti sono quelle associazioni, o comunque sono quei mestieri, quelle professioni che nel corso del Medioevo ebbero un'importanza notevole non solo dal punto di vista economico ma anche sociale e politico, in particolar modo in un periodo abbastanza ristretto, cioè durante l'età comunale, quando esponenti delle arti in associazione, quindi con degli statuti, riuscirono anche ad arrivare in certi luoghi a gestire il potere. Quindi sono dei gruppi di persone che esercitano lo stesso mestiere, alle volte in maniera istituzionalizzata, quindi noi potremmo indicare con corporazione. Corporazione che però è un termine che nel Medioevo non si usava. Corporazione è un termine ripreso dal latino, ma comunque un termine moderno. Nel Medioevo si usavano quegli altri termini che vedete qua, ars, arte, societas, società, paratico, universitas, che indicavano l'università, ma appunto qualsiasi forma di associazione, fratania, consortium, ministerium, misterium, collegium, officium, oppure società. Quindi questo è il contesto nel quale ci muoveremo noi. E l'altro elemento è quello dei santi. Io non parlerò dei santi protettori dei mestieri, perché ci sarebbe anche quell'aspetto molto interessante da indagare, perché queste associazioni poi di solito prendevano anche nome da una figura, ad esempio Eligio, di solito era il patrono dei sarti e altri ancora. Invece io parlerò di figure, di persone che avevano esercitato un mestiere o una professione che divennero santi, quindi dei laici che non abbandonarono mai lo stato laicale, perché non passarono dallo stato laicale a quello ecclesiastico, ma che vennero beatificati o canonizzati proprio nonostante il fatto appunto fossero laici, avessero una famiglia e esercitassero un lavoro. Questa è proprio una novità dell'età medievale e non solo una novità, è una tipologia di santo che rimane molto circoscritta in un periodo quasi di un secolo, dal 1180 circa al 1280. Non è casuale perché è l'età in cui i comuni ebbero un grande sviluppo e in particolar modo quei ceti, anche non aristocratici, anche feudali, ceti appunto che oggi noi definiremo borghesi, anche se il termine non può essere usato per Medioevo, riuscirono ad arrivare al potere o tramite le corporazioni, o come il governo delle arti, no? Era famoso quello di Firenze, ma altre città come Perugia, Bologna, Parma, oppure dei governi detti di popolo. Il popolo in questo caso non è il proletariato ottocentesco al quale noi siamo abituati ormai a pensare, cioè avete presente il famoso quadro di Bellizza da Volpiede, il quarto stato, ecco, non è quel popolo, è il popolo grasso, cioè sono quei rappresentanti più
elevati delle varie professioni. Ecco, scusate, mi volto perché fino là non leggo e quindi non è, vista questa evoluzione politica, non è senza significato che proprio in questo periodo nascono questa categoria che possiamo definire dei santi della carità e del lavoro. Del lavoro perché lavoravano, io ne ho scelti alcuni in base anche alla vicinanza ai luoghi che noi conosciamo di più, quindi mi soffermerò su queste figure. Omobono di Cremona, che fu un mercante e che è stato il primo santo laico non nobile canonizzato nel Medioevo. Raimondo Gianfogli, detto Palmerio, di Piacenza, che faceva il calzolaio. Gerardo Tintori, che come dice il cognome faceva il tintore, è il Gerardo Tintori che ancora oggi dà il suo nome all'ospedale di Monza. Faccio di Cremona, orafo, e Alberto di Villadogna, brettatore, un termine più facchino, insomma. Come vedete le loro date di morte sono appunto racchiuse entro quel secolo, quei 100 anni che ho indicato sopra. Allora, forse ci può sembrare un po' strano questo accostamento tra quella che potremmo definire la vita attiva, e infatti ho messo una miniatura raffigurante una parte del mercato a Bologna, e la vita contemplativa, quindi quella la vita dei santi. E questo in effetti è un elemento di novità che comunque provocò anche qualche reazione, perché diciamo tutto ciò che ricordava la vita attiva, quindi anche il lavoro, il fatto che un lavoro che siamo al mercante si può svolgere anche in maniera alle volte non del tutto legale, anche per il fatto che l'accumulo delle ricchezze nell'età medievale era sempre visto come un sospetto, perché la Chiesa giudicava usurari dei tassi di interesse superiori solo al 5%. E anche tutto ciò che, dato che tutte queste persone ebbero una famiglia, ebbero dei figli, tutto ciò che quindi era legato a una carnalità, insomma, all'aderenza al mondo del terreno, a prima vista avrebbe impedito, insomma, il raggiungimento di uno stato di santità. Non fu così perché tutte queste persone furono impegnate in attività che la Chiesa all'epoca riteneva molto importanti. La carità, innanzitutto, infatti, santi della carità e del lavoro, furono tutte persone che o fondarono ospedali o fondarono confraternite, o comunque si misero in luce nella loro comunità per essere dei grandi benefattori, e quindi attirandosi già in vita la riconoscenza dei loro concittadini. Ma furono anche quasi tutti dei pellegrini, quasi tutti si mossero verso le tre grandi mete della cristianità, cioè Gerusalemme, Roma e Santiago di Compostela. Quasi tutti furono anche dei santi molto attivi all'interno delle lotte di fazione che in questo periodo, in questa età comunale, veramente rendevano complicata e anche difficile la vita all'interno dei comuni. Noi siamo abituati a sentire, lo usiamo ancora adesso, lo scontro tra Guelfi e Ghibellini. Ecco, in questa fase è un po' presto forse per usare questi termini, però c'erano scontri feroci, la guerra civile, tra la parte della nobiltà e la parte del popolo, il popolo nell'accezione che vi ho detto prima, tra la parte dell'impero e la parte della Chiesa, erano partiti politici, non è che indicavano la parte della Chiesa non era un riferimento religioso, ma al partito del papato della Chiesa di Roma, che poi sarebbero diventati appunto Guelfi e Ghibellini. Una vita civile molto tormentata, le principali vittime dei quali erano naturalmente anche i ceti più deboli che subivano le angherie dei magnati, quindi delle persone più potenti anche arganti. Ecco,
Quindi questi santi erano attivi in attività di pacificazione. La pace è un po' un leitmotiv, un po' molto ricorrente, il desiderio di pace nei comuni. E quindi carità, pellegrinaggio, pacificazione e attività anche anti-ereticale, perché questo è il periodo anche di grandi eresie combattute in maniera molto forte dalla Chiesa. Eresie famose di questo periodo sono ad esempio il catarismo, i catari, che appunto considerati l'eresia per eccellenza, perché non credevano neanche a Cristo, credevano semplicemente nella lotta tra il bene e il male, quindi una religione non cristiana ma dualistica di origine orientale, e un'altra eresia che comunque quella invece esiste ancora oggi, i valdesi, abbiamo Pietro Valdo appunto, che è nel campo di Lione, che perché viene giudicato eretico, lui credeva in Cristo ma credeva nella possibilità da parte dei laici e non solo degli ecclesiastici di predicare il verbo, e anche delle donne. Infatti ancora oggi noi abbiamo le pastore, la chiesa valdese, la chiesa protestante, e ha le sacerdoti donne. Quindi tutti questi personaggi si misero in luce presso i loro contemporanei per essere delle persone di spicco, ma non perché fossero particolarmente ricchi, particolarmente potenti, particolarmente nobili, ma perché abituati a lavorare a un certo punto cominciarono a lavorare per gli altri, quindi non solo più per se stessi, ma anche a mettere a disposizione gli eventuali capitali che avessero raccolto a favore dei. Vi dicevo, io ho scelto alcune figure sulle quali poi dire qualcosa di più. Qui abbiamo la figura di un mercante, Ombono da Cremona, che, ripeto, è stato il primo santo laico non nobile canonizzato nel Medioevo. E gli fu canonizzato, fu Innocenzo III, che un anno solo dopo la sua morte, nel 1198 venne canonizzato da Papa Innocenzo III. Era stato il vescovo di Cremona, Sicardo, che aveva intuito la potenzialità di questo culto a livello civico e allora aveva fatto questa proposta. Ombono, che tipo di vita ebbe? Ombono era sposato, aveva figli, esercitava l'arte della mercatura, era un mercante di lana, e intervenne nelle fazioni, quelle lotte di partito che vi dicevo, con intenti pacificatori. Lui era un esponente della parte del popolo, lottò anche contro l'eresia, perché proprio con Innocenzo III l'eresia diventa non soltanto una devianza religiosa, ma diventa un crimine, cioè un passaggio che con la decretale, la Vergentis in Segnum, che eleva l'eresia a crimine, quindi c'è la criminalizzazione degli eretici, non solo. Chi è considerato eretico? Non solo colui che professa delle dottrine religiose in contrasto con la Chiesa cattolica, ma anche i nemici del Papa. Quindi l'eresia diventa anche un crimine politico. Ecco che allora perché lui interviene nelle lotte antiereticali, perché gli eretici in questione non erano soltanto magari persone che o adoravano altre divinità oppure lo facevano in maniera diversa, erano proprio i nemici della parte della Chiesa. Ah no, 1999, scusate, Innocenzo III lo dichiara santo e in precedenza quali erano stati i laici canonizzati o comunque riconosciuti santi? I nobili, gli aristocratici, quindi appunto abbiamo questa grande novità. E nel 1643 sarebbe poi stato anche elevato a ruolo di patrono cittadino. Proseguiamo. Questo è invece la figura di Raimondo Zanfogli, detto Palmerio perché
era stato in pellegrinaggio a Gerusalemme, da Gerusalemme si tornava con la palma, mentre quando si andava a Santiago di Compostela si ritornava con la conchiglia dell'Atlantico, no? Della Galizia, e quando si andava a Roma si ritornava con le immaginette della Veronica, che era la vera icona e che era una riproduzione, un po' come la Sindona, una riproduzione del volto di Cristo. Anche Raimondo Zanfogli ha una vita simile, cioè le loro biografie sono abbastanza simili. Lui già da bambino era stato con i genitori, in particolare con la mamma a Gerusalemme, poi era tornato, si era sposato, aveva avuto 5 figli, che poi erano morti per un'epidemia, il fatto della mortalità infantile era molto comune. Poi la moglie dà alla luce un ultimo figlio, ma muore durante il parto. Allora egli decide di fondare, a quel punto lui faceva il calzolaio, ecco, la sua professione era il calzolaio, decide di fondare un ospedale, ecco, perché Omobono non aveva fondato un ospedale, ma ecco, una cosa che non ho sottolineato, scusate, torniamo un attimo indietro. Vedete, egli è spesso raffigurato con un sacchetto di monete, che sarebbero le monete, il denaro che guadagna il mercante e che lui distribuiva ai poveri. Ecco. Invece lui fonda, come anche gli altri personaggi che vedremo, un ospedale. La fondazione di ospedale era il modo in cui i laici nel Medioevo vivevano delle esperienze religiose. I laici che non volevano lasciare il mondo, cioè vivere una spiritualità intensa ma in maniera concreta e pragmatica, spesso appunto si danno le opere di misericordia. È proprio il periodo in cui si comincia anche a definire l'elenco preciso delle opere di misericordia, perché adesso noi diciamo che sono 7, no? Quelle di misericordia spirituale e temporale. Però all'inizio erano solo 6, cioè quelle del Vangelo di Matteo, poi si sarebbe aggiunta anche la sepoltura dei morti, che però si trova nel libro di Tobia. Quindi c'è appunto anche una religiosità che si orienta verso la misericordia e che è utile al laicato a poter stare dentro alla Chiesa pur senza prendere i voti. Perché questo era importante ed era appoggiato anche dalla Chiesa? Perché appunto c'erano le eresie, c'era la concorrenza delle eresie. Quindi un momento in cui le eresie sono, come tutti questi movimenti, molto più radicali, questa radicalità, quindi molto più affascinanti, ecco che invece si dimostra che anche nel seno dell'ortodossia si potevano avere delle esperienze intense. E una di queste era la fondazione di un ospedale, gli ospedali che all'epoca erano considerati come enti ecclesiastici. E fonda un ospedale, appunto l'ospedale infatti intitolato in suo onore, l'ospedale di San Raimondo. Intorno a queste figure, proprio già mentre sono in vita, si diffonde, dicevo, in parte per la riconoscenza dei concittadini, in parte proprio perché comincia anche a girare qualche voce su possibili miracoli, perché il santo, il beato, comunque la persona che viene riconosciuta santa deve aver compiuto dei miracoli sia in vita che in morte. Ecco che quindi già in vita si guadagnano la fiducia e poi la fede anche dei loro concittadini, che poi dopo la morte continuano a portare avanti questa venerazione. Qui abbiamo un orafo. La figura di Faccio da Cremona o da Verona è particolarmente emblematica di queste lotte politiche che vi dicevo, perché Faccio nasce a Verona. Da Verona viene espulso in quanto guelfo e in quel momento a Verona aveva preso il potere Ezzelino da Romano, che era un alleato di Federico II e quindi era ghibellino. Espulso trova ospitalità a Cremona, che comunque era anch'essa ghibellina, però in maniera meno totalizzante. Continua a esercitare la sua arte di orafo. Si dice anche che nel Duomo di Cremona si sono conservati dei calici da lui confezionati, e incomincia a fondare
in questo caso un vero e proprio ordine, un ordine confraternale, detto del Consorzio dello Spirito Santo, che gestisce anche degli ospedali. Questo consorzio si occupa di assistere soprattutto i poveri vergognosi e i carcerati. Perché? Perché tra queste due categorie rientravano spesso proprio magari anche mercanti falliti, artigiani malati che non riuscivano più a lavorare, quindi non essendoci una cassa mutua non avevano di che mantenersi, oppure persone indebitatesi che finivano in carcere, perché in carcere finivano molti debitori che non riuscivano a pagare i debiti, oppure che a sempre a differenza di adesso in carcere un tempo non si era mantenuti, quindi se anche si veniva incarcerati si pagava la pena pecuniaria, poi però si dovevano pagare delle spese di mantenimento e questo creava un vortice senza fine di incarcerazione. Ecco, il povero vergognoso chi è? È il povero che si vergogna a mendicare perché non è abituato a farlo, quindi sono i declassati, sono i decaduti. Il nobile decaduto, il mercante fallito, e nel Medioevo c'era molta più sensibilità per il povero decaduto, il povero vergognoso, rispetto a quello che era sempre stato povero, perché chi non ha conosciuto la povertà la sopporta molto meno bene rispetto a chi è nato in povertà. È qualcosa di che oggi noi non ragioniamo più in questo modo, ma un tempo si ragionava così, quindi si aiutava, si dava la precedenza a chi era diventato magari povero non per colpa sua, ma anche per sfortuna. Inoltre, e in questo c'era una certa razza, una certa intelligenza, aiutare a riprendersi un mercante, un artigiano, era anche aiutare l'economia, è chiaro, quindi non era una sovvenzione diciamo a tempo perduto, a tempo perso, ma era qualcosa che avrebbe poi aiutato l'intera società. Quindi c'era molta attenzione per queste figure e quindi si aiutano personaggi di questi ceti, appunto, di questi ceti artigiani e mercantili. Anche lui era molto agguerrito dal punto di vista politico, infatti quando a Verona cadde Zelino da Romano tentò di ritornare, ma evidentemente non era molto amato, lo rimisero in carcere, Cremona pagò il riscatto per lui, tornò. C'è da dire che Cremona, visto che c'era già stato anche Obono, evidentemente era un luogo adatto per sostenere dei tipi di santità di questo genere. Il consorzio da lui creato si diffuse presto con delle filiali in tutta l'Emilia, la Romagna e la Lombardia. E quindi anche la devozione per il beato Faccio, quindi una figura che divenne un modello di santità per il ceto artigianale anche politicamente impegnato. Ora mi vorrei soffermare su due figure in particolare, perché San Gerardo Tintori è un po' il mio cavallo di battaglia, quindi l'ho studiato in maniera più approfondita. Ecco, quello che vedete è la sua reliquia, insomma il suo corpo che ancora oggi è conservato a Monza. Gerardo vive nel XII secolo, muore nel 1207. Tintori, il cognome molto probabilmente deriva dalla professione che esercitava. Siamo ancora in un periodo di fluidità, i cognomi non sono ancora, si sono ancora fissati, e i cognomi come nascono? Magari dal soprannome, dal mestiere che uno fa, da certe caratteristiche fisiche, oppure spesso da toponimi, no? Si viene da e quindi si prende quel cognome. Quindi è molto probabile che questo Gerardus Tinctor fosse appunto un tintore.
Molto probabile, perché questi personaggi, non è che prima vi ho detto poche cose sulla loro vita, non si sa moltissimo, sì, poi venne redatta una vita, una geografia, però sono anche un po' ripetitivi e alle volte non sai neanche quanto fa parte di un cliché geografico o quanto in effetti rispecchi la realtà. Quindi non sappiamo moltissimo, sappiamo però una cosa importante, perché ci è rimasto un documento, un atto scritto, conservato agli archivi di Monza. Nel 1174 Gerardo fondò un ospedale che intitolò a Sant'Ambrogio, che era il titolo della chiesetta presso il quale lo eresse. Alla fondazione parteciparono le autorità civili ed ecclesiastiche di Monza, quindi i consoli del comune, perché appunto a Monza esisteva il comune di già, e l'arciprete, che è la massima carica ecclesiastica di Monza. Quindi fonda un ospedale per i poveri e raduna quindi una comunità anche di conversi e anche di donne, che possiamo immaginare suoi conoscenti, suoi amici, che si dedicano in questo, nell'assistenza agli altri, ad una vita di carattere religioso. Intorno a Gerardo comincia a nascere fin da subito una grande devozione, un vero e proprio culto. Si diffonde la fama di miracoli, i classici miracoli taumaturgici, cioè la guarigione da varie malattie, oppure il miracolo, anche questo abbastanza classico, quello di bloccare le acque del Lambro che stavano esondando e stavano quindi allagando l'ospedale, rischiavano quindi di far affogare i ricoverati. E la moltiplicazione del cibo, naturalmente sullo stampo evangelico, sempre cibo da distribuire ai poveri. Tant'è vero che qua, quelle che vedete qua, queste palline rosse, sono delle ciliegie, perché è rimasta tradizione ancora adesso, perché ancora adesso a Monza, e dato che lui è diventato poi patrono di Monza, il giorno della sua morte e quindi della sua ascesa al cielo, il 6 giugno si festeggia la sua festa con la distribuzione di ciliegie, perché sarebbero stati uno dei cibi che lui avrebbe distribuito ai suoi malati. Il fatto che intorno alla sua figura nascesse presto una devozione, un culto, lo attestano questi passaggi di intitolazione dell'ospedale, che nei documenti è indicato inizialmente come Ospitale Pauperum de Sant'Ambrogio, quindi Ospedale dei Poveri di Sant'Ambrogio. Sant'Ambrogio è il nome della chiesa che vi ho detto già preesistente. Questo nel 1207, cioè fino a quando lui era in vita è intitolato Sant'Ambrogio. Poi già una ventina d'anni dopo, Ospitale Beati Quondam Gerardi, l'ospedale del defunto Beato Gerardo, e poi con un climax ascendente, Ospitale Sancti Girardi, quindi liceo da Beato, riconosciuto come santo nel 1247. In realtà sarebbe stato canonizzato con tutti i crismi nel 1582 dall'arcivescovo di Milano Carlo Borromeo. Però nella percezione, appunto, lui è un santo per la comunità. E ancora dopo, due secoli dopo, incomincia a essere intitolata lui anche una chiesa, la chiesa di San Gerardo, una porta cittadina, la porta di San Gerardo, il ponte, il suo ospedale era stato fondato presso il ponte di San Gerardo. Ancora oggi, se voi andate a Monza, troverete che ci sono due memorie a Monza, cioè che ogni sasso parla di Teodolinda, appunto, quindi la memoria appunto longobarda e così, o di Gerardo, cioè sono due, perché comunque il corpo di Gerardo è stato conservato, come vedete dall'immagine, ed è oggetto di tuttora di venerazione.
abbastanza interessante, che non credo sia la meno conosciuta. È la figura di Alberto di Villadogna. Villadogna è un paese del Bergamasco nella Valle Seriana. Alberto in vita faceva il brentatore, cioè il trasportatore di brente. Che cosa sono le brente? Le brente sono i secchi, i recipienti per i liquidi e anche gli aridi. Quindi trasportava vino, trasportava acqua, trasportava anche grano, messo appunto nei secchi, anche facchino, insomma, si potrebbe indicare. I brentatori nel comune avevano un ruolo molto importante, quello di spegnere gli incendi, quindi erano i pompieri di oggi. Dal momento che avevano il materiale adatto, erano incaricati di radunarsi quando suonava la campana degli incendi con le loro brente per andare a portare l'acqua per spegnere appunto gli incendi. Quindi anche qui una professione che ci può sembrare umile, quella del brentatore, appunto umile. Ecco, quelle che ho illustrato sono tutte professioni abbastanza umili. Quella dell'orfo e del mercante sono già di un livello superiore. In ogni caso ci troviamo magari a dei professionisti di medio livello, non, in un contesto quindi modesto e discreto. Quindi la commissione tra una professione umile e comunque un impegno per la vita civica. Un tempo si viaggiava molto, abbiamo visto che tutti questi erano pellegrini, anche lui viaggia perché dalla originaria Villadogna va a morire a Cremona. Non è strano, l'uomo del Medioevo viaggiava tantissimo. Siamo noi a credere che oggi viaggiamo, ma se pensiamo anche con le capacità, i mezzi di comunicazione che abbiamo adesso, allora in proporzione viaggiavano molto di più, cioè il pellegrinaggio era qualcosa di molto più faticoso. E muore a Cremona. Evidentemente anche lui in vita si era adoperato per gli altri, acquisendo così una fama di benefattore. Quando muore, la notizia si sparge per le città vicine e i suoi colleghi vanno in processione a venerare il corpo del loro appunto collega defunto a Cremona. Ci vanno anche i brentatori di Parma. I brentatori di Parma che una volta tornati in città, siamo nel 1279, una volta tornati in città, dipingono sulla facciata della chiesa di San Pietro, che era la chiesa dove loro si radunavano, e sia quando il comune chiedeva loro di andare a spegnere gli incendi, sia per la loro chiesa, per gli atti devozione usuali, e disegnano una sua immagine sulla facciata della chiesa. La chiesa d'altro si affacciava sulla piazza del comune, quindi non un luogo di poco conto, quella che ancora oggi è la piazza del governatore, se qualcuno conosce Parma, quella piazza dove c'è quel bel, c'è il Broletto e c'è quel bel edificio giallo. Ecco, e la chiesa esiste tutt'oggi. Presto si radunò davanti alla chiesa, l'immagine di Alberto, una folla di malati, di storpi, di persone che speravano in un miracolo e costruirono una serie di ricoveri provvisori in, non so, delle tende, dei padiglioni. Si diffuse anche qui una grande devozione, tutta la città di Parma, e questo vedremo anche la testimonianza di un cittadino di Parma che non era tanto favorevole, a San Bene de Adam, infatti francescano, autore di una cronica molto importante. Ecco, la popolazione, secondo San Bene, impazzì. Tutti pazzi appunto per Alberto. Tutti pazzi per Alberto, ma quindi andavano a chiedere, a impetrare un miracolo. Il clero dipingeva anche lui presso le altre chiese, visto che lì aveva funzionato, dipingeva altre immagini, così portavano soldi.
E in occasione di questo genere di solito venivano anche emesse delle amnistie, decise delle amnistie che permetteva il rientro dei fuoriusciti, del problema dell'esilio, questi comuni appunto molto rissosi al loro interno, quando una fazione perdeva l'altra veniva esiliata, un fenomeno del fuoriuscitismo che Dante ci ha reso noto. E ecco, in queste occasioni si emanava un'amnistia e quindi le famiglie esiliate potevano tornare in città. Quindi tanti, per vari motivi anche un po' utilitaristici, si appassionarono a questo culto, che fu molto appoggiato dalle arti e dal comune di popolo. Perché? Perché le arti in quell'anno erano al potere a Parma. Vi dicevo che non è solo Firenze che ha avuto le arti al potere, anche Parma. Nel 1279 al potere stavano le arti, i quattro mestieri maggiori, che erano i calzolai, i pellicciai, i fabbri e i fornai, i beccai, scusate, cioè i macellai. Quindi per le arti al potere era un modo per accrescere il loro prestigio. E anche il popolo, cioè, quindi anche questo ambiente sociale e politico dal quale provengono questi personaggi. Poi si decide anche di istituzionalizzare questi ricoveri provvisori, donando dei soldi, lo fece il comune stesso, per acquistare delle case e poi fondare un ospedale. Tra l'altro queste case furono espropriate a delle famiglie aristocratiche, quindi fu anche un modo per monopolizzare uno spazio prima nemico con propri segni. Ecco, vi dicevo, tutti pazzi per Alberto, ma non proprio tutti. Ci fu San Bene de Adam, questo frate francescano che ci ha lasciato questa cronica che è ricchissima di dettagli, anche abbastanza saporiti, insomma, sulla storia del suo periodo, che vede, lui era un frate francescano, quindi dell'ordine mendicante dei minori, e vede questi culti un po' come culti di questo genere come un po' concorrenziali con i nuovi culti che gli ordini mendicanti andavano diffondendo. E lui si esprime con molta, in maniera molto caustica nei confronti di queste devozioni, che in certi casi in effetti avevano dato luogo a dei culti che poi la Chiesa stessa aveva disconosciuto, come quello di un tale che si chiamava Armando Pungilupo, che era stato venerato come santo a Ferrara e poi dopo qualche tempo venne tolto dalla tomba, il suo cadavere venne bruciato come eretico. Da dire che questa fretta, essendo trascinati dall'entusiasmo popolare, poteva portare anche a dei culti un po' superficiali. Allora, cosa fa Sanibene in maniera anche un po' perfida, veramente? Sanibene comincia a giocare, poi vi leggo un brano suo, e comincia un po' a giocare sul suo stesso mestiere, perché Sanibene ce lo presenta, dice sì, era un portator, appunto un portatore, ma era anche un potato, cioè un bevitore, cioè, lo fa passare come un ubriacone, insomma. E lui peccator, quindi c'è questa appunto nella fonte, portator, peccator, quindi ce lo presenta veramente malissimo. E lo rappresenta come un impostore al quale crede la gente o perché è ingenua e quindi turlupinata, o perché magari gli conveniva, appunto diceva i parroci che così raccattano più le elemosine, gli esiliati che tornano. Ecco che cosa scrive Sanibene, lo leggiamo perché è abbastanza divertente, capirete perché ho messo quell'immagine. Il brano naturalmente tradotto sarà in latino origine. Così, nello stesso anno, apparvero i miracoli da burla di un certo Alberto, che abitava a Cremona,
ed era stato portatore e insieme bevitore di vino e anche peccatore, accordato il contratto al peccato. Dopo la sua morte, come si raccontava in giro, Dio aveva fatto molti miracoli a Cremona, Parma e Reggio. A Reggio, nella chiesa di San Giorgio del Beato Giovanni Battista. A Parma, nella chiesa di San Pietro, che sta vicino alla Piazza Nuova, dove si radunavano tutti i brettatori, cioè i portatori di vino della città di Parma. E beato l'uomo che li poteva toccare o poteva offrire loro qualcosa di suo, e lo stesso facevano le donne. E nelle parrocchie si formavano delle compagnie e uscivano per i vicoli e le piazze per radunarsi insieme e venire in processione alla chiesa di San Pietro, dove c'erano le reliquie di questo Alberto. E portavano croci e gonfaloni e procedevano cantando e offrivano porpore, baldacchini e molti denari. E dopo i benedettori tutta questa roba se la tenevano per sé e se la dividevano fra di loro. Tenendola qualcosa, i parroci procuravano di dipingere nelle loro chiese le immagini di questo Alberto per meglio ottenere offerte dalla gente. E in quel tempo la sua figura non si dipingeva solo dentro le chiese, ma anche su molti muri e nei portici delle città, dei paesi e dei castelli. Quindi, anche nella descrizione negativa, però ci conferma che era molto diffusa, no, questa devozione. Concludendo questa carrellata che ho fatto, sperando di non avervi annoiato troppo con questi santi protagonisti della vita anche politica, oltre che religiosa e sociale del loro tempo. Quindi, in questo periodo, nell'età dei comuni, c'è uno stretto legame tra opere di misericordia, santità, uomini impegnati in attività artigianali. Se riflettete, anche lo stesso Francesco d'Assisi nasce in questo contesto, no? Siamo sempre all'inizio del 200, figlio di un mercante. La diversità è che poi lui fa un percorso religioso e fonda anche appunto un nuovo ordine religioso, quindi non rimane nel mondo come gli altri. Ma io volevo concludere facendo un'osservazione sul fatto che non ho parlato di donne. Per quale motivo? Non perché le donne non lavorassero nel Medioevo, anzi, le donne lavoravano, ma ed erano presenti nelle arti, nei vari mestieri, ai diversi livelli, dalla bassa manovalanza anche alla imprenditoria. Abbiamo testimonianza di donne imprenditrici, magari anche perché erano rimaste vedove e quindi portavano avanti gli affari di famiglia, però era possibile che una donna comunque avesse delle proprie attività. Però anche se lavoravano, le donne non potevano raccogliersi in corporazione. Quindi, vi dicevo, le arti e i mestieri non sono sinonimo di corporazione, però al loro interno nascevano anche questi gruppi istituzionalizzati con statuti, l'appartenenza ai quali permetteva di accedere alle cariche pubbliche. Quindi far parte di una corporazione significava godere di diritti civili e politici. E l'esclusione delle donne era, quindi faceva parte di quella democrazia non al 100% che fu l'esperienza comunale, perché sicuramente l'esperienza comunale fu democratica e fu un'esperienza che permise la partecipazione collettiva di gruppi che né prima né dopo avrebbero avuto accesso al potere, se non ancora per molti secoli. Però una grossa fetta della popolazione era esclusa, ad esempio le donne appunto erano escluse, e i forestieri, coloro che non erano cittadini. Ecco, quindi le donne non le troviamo nelle corporazioni, non abbiamo attestazione, oppure quando le troviamo in una posizione di sudditanza agli uomini. E infatti gli studiosi si sono interrogati su questa assenza, un'assenza un po' che spicca delle donne dalla corporazione. E alcuni hanno pensato che fosse una forma di discriminazione, perché
comunque lavorare non significava comunque valere, poter essere ammessa ai vertici. Altri invece hanno voluto vedere una volontà delle stesse donne di starsene fuori dalle corporazioni, perché infatti laddove noi le troviamo sono sempre soggette ai maschi. E quindi, stando così le cose, le donne non erano minimamente interessate ad entrare in associazioni dove avrebbero appunto rivestito dei ruoli del tutto marginali e dalle quali loro non avrebbero potuto ricavare alcun guadagno. Ecco, queste sono due interpretazioni tra loro dissonanti. È molto più diffusa la prima, cioè si pensa che siano state escluse, però appunto non è detto che questo protagonismo femminile non si sia potuto rivelare in una forma di sottrazione. Quale fu quindi un tipo di santità che nel medesimo periodo si impose come modello femminile? Un modello che io definirei di sottrazione al mondo come forma di addizione personale, no? Non tutte le sottrazioni sono, ci sono sottrazioni che sono delle forme di addizione alle volte. Cioè si diffonde in questo periodo da parte di donne appartenenti un po' agli stessi gruppi l'esperienza della carcerazione volontaria. Sono le romite, le carcerate, le recluse, vengono chiamate in vario modo, donne che volontariamente vivevano un'esperienza di allontanamento dal mondo, ma all'interno della città, quindi murate, venivano murate, si facevano murare, non lo volevano loro, nelle mura cittadine oppure presso un convento, un monastero, attraverso cui sbarre magari dialogavano anche con il resto della popolazione, acquistando in tal modo una fama notevole di carisma. Molte di loro venivano anche interpellate come profetesse, visionarie, possiamo anche credere perché sottoposte, autosottopostesi a delle forme penitenziali estreme, quindi digiuni, così che avessero appunto delle visioni, non ci sembra molto strano. Ecco, quindi non è un tipo di santità nel quale noi possiamo rinvenire delle donne, altri erano i modelli, ma quella sarebbe un'altra storia. E quindi io mi fermo qua. Grazie. Non soffrirò le lacrime.